Ciao a tutti, sono Michela. Oggi per il nostro weekend andremo a preparare un dolce mattonella kentomisù, variazione fragole. Per la base, 200 g di farina di mandorle, 5 tuorli e 5 albumi, 30 ml di olio di cocco, 80 g di eritritolo a velo, aromi vari. Per fare la crema io ho usato la mia solita crema al cocco, quindi 400 ml di crema di cocco più dolcificante. Ma se volete semplificarvi la vita, voi che potete usarlo, prendete 300 g di mascarpone più 100 g di panna. Per la base quindi frullate i tuorli con l'eritritolo fino a renderli belli spumosi. Montate gli albumi a neve. Mischiate gli albumi e i tuorli e delicatamente la farina. Stendete il composto in una teglia ricoperta di carta da forno e cuocete a 180 gradi per 15-20 minuti. Nel frattempo preparate la vostra crema al cocco, se volete, che dovete aver messo in frigorifero almeno un'ora prima, insieme al contenitore e alle pale. Provate a montarla con le fruste e vedrete che vi verrà una consistenza come panna da montare. Io ho usato anche della marmellata di fragole senza zucchero. Quindi a questo punto con la vostra base potete fare quello che volete. Io ho formato la mattonella, l'ho tagliata in 6 pezzi per fare la mattonella. Poi prendete dell'acqua aromatizzata con degli aromi e la bagnate per ammorbidirla. E a questo punto formate i vostri strati mettendo un pezzo di base, la marmellata, la crema, un altro pezzo di base, la marmellata, la crema, fino a formare la vostra mattonella. Per guarnire io ho usato dei pezzi di fragole tagliati e dell'eritritolo a velo. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Iscrivetevi al canale, al gruppo, invitate i vostri amici e come sempre io vi auguro buon appetito!